Buongiorno ragazzi, che sì, non è notte, ma è giorno. Infatti sono le 2.34 di mattina. In questo momento sto andando a prendere Giacomino per andare insieme alla nostra classe a Vienna. E io ho qualche minuto di sonno alle spalle e vediamo fino a che punto riuscirò a rimanere vivo. E questa sarà una bella avventura. Sei pronto? Ma pare di sì. Toppa, sì. Valdambrini, Ligetti, Zini. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking area. Thank you. Sani e salve, andava tutto bene. Ci siamo, è arrivato il momento. Siamo entrati in quella fase del viaggio in cui stiamo leggendo tutto. Tutti i cartelli si vedono, si leggono. Adesso stiamo camminando al freddo e al gelo per le strade di Vienna. Che stiamo andando a fare adesso? Io non ho capito. Ma sostanzialmente a procacciarci la colazione, occhio che ci presta. Oh. Arrivando alla città, bellissima, top, però sono sfatto, sono stanchissimo, non posso godermela appieno. Adesso con la speranza di andare a mangiare, raccoglie le energie, speriamo di sbollare. Sono i miei compagni di classe, guardate che carini. Dove si va a mangiare? No, non glielo dico. Io va finito come a Lisbona, impazzisco. Io alzi di qualcosa. Cioè, se va bene si va al McDonald's. Niente, scusa, va bene. Al McDonald's c'è anche al Grosseto. A Vienna si deve cibo austriaco. E bocca è la verità. Bisogna mangiare anche cose tipiche. No. Anto, quanto è bella San Pietro? Bella, cioè, bella. Sto cupolone. Bella, no, cioè sì, ha senso. Sì. Non l'ascoltate, ascoltate me. Allora, intanto di che stavate parlando? Quanto è bella San Pietro, Iozzi? San Pietro, allora, inquadra San Pietro, non inquadrarmi. San Pietro? Ma guarda... È grezzo. Ci sono discussioni all'interno gruppo vacanze di Grosseto per il posto nel quale bisogna andare a mangiare. Secondo me alla fine andremo veramente al McDonald's a mangiare quegli stupidi hamburger, stupidi panini, stupide calorie extra. E alla fine meno male non siamo andati al McDonald's, quindi possiamo goderci il cibo austriaco, soddisfatti. Afflitti alla gotta, adesso si va a fare un giro per smaltire tutto il junk food e se inserito nei nostri corpi. Speriamo di arrivare in hotel vivi. Prossima tappa, il Museo dell'Albertina, dove ci sono un sacco di opere di molti artisti molto interessanti, quindi aspettative molto alte.
finita la nostra visitina al museo, che un museo pensavo fosse solamente di Velázquez e Picasso, ma alla fine si è rivelata tutta l'arte della storia. È stato soddisfacente, una bella flebo di quadri, di opere di tutti i generi. Bella esperienza, sì, sì. Non mi vedo soddisfatto. Piena di cultura, sì, sì, molto soddisfatto. Sì, siamo tutti stanchissimi, infatti vediamo l'ora di andare in hotel a riposarci e a dormire. Ora si vola via tutti perché c'è un vento che ci fa volare via. La mostra molto bella. Un'ora di sonno alle spalle un po'. Io due. Finally. Ma sai che non è male. È andato, raga, è vivibile. Ora riassetto un attimo e si fa il room tour. La gente è impazzita. Il room tour inizia qui. Qui c'è il bagno, che è fatto così. C'è il cessetto, il lavandino, la vasca da bagno, doccia. Tanta roba questa. Apprezzata molto, anche se non penso si farà il bagno. Potevamo avere di peggio. Sono due letti matrimoniali, uno e due. E poi c'è il tocco di classe, che sono queste lampade che hanno la ricarica wireless. E infine c'è il balcone. Bella vista, notevole. Direi più che approvata questa stanza. E questo hotel è ancora da vedere, però ci sembra discreto. E ora c'è il test del letto. 3, 2, 1. È morbido, si dormirà molto bene. Vero Giacomino? Sì. Tutti belli pronti, profumati, per andare a cenare. E di là succedono cose, ora voglio andare a vedere che succede. Sembra mega buona nel piede, vuoi dire? Sì. Guarda, perché sennò è pus. Bello. Ma cioè te ti sei lavato i denti prima di andare a cena? Lascia qua. Qui non ci sono persone normali. Siamo tutti molto affamati per andare a cena. Altro che l'acquolina alle stelle ci abbiamo. L'acquolina. Allora, il fatto è questo. Siamo qui bloccati a Vienna, nel centro. Dobbiamo ancora cenare e non troviamo il ristorante in cui dobbiamo cenare. E non capisco che cosa sta succedendo. Io so solo che ho tanta fame, mi fa male la schiena e le ginocchia. Voglio dormire anche. Pronto, senti, Lorenzo, sono il professor Ricci. Mi senti? Buonasera. Mi dici come si chiama questo posto? Come, Weiner? Come? Ma mi senti? Pronto. Non mi dispiace. Voto? 7 meno. Voto? 10. No, invece no, fa schifo, è 2. È arrivato un mega polpettone. E il voto qui è 10. 10, scusami. Io sto per andare a dormire adesso. Molto tardi. Siamo tutti molto stanchi. La prima giornata finisce qui. Buonanotte. Pischelletti. Sì, è proprio così. Buonanotte.